Eccoci qui, amici pirati. Siete pronti a salpare verso avventure incredibili? Benvenuti a bordo, insieme al famoso pirata Airby. Oggi vi porterò su una delle navi più famose del XX secolo, l'Achille Lauro. Costruita nel 1963 a Genova, Italia, questa nave da crociera ha navigato in tutto il mondo, portando i suoi passeggeri alla scoperta di nuovi paesi e culture. Tuttavia, la sua fama è stata macchiata da un evento tragico che è rimasto indelebile nella memoria collettiva. Il 7 ottobre 1985, un gruppo di terroristi palestinesi sequestrò l'Achille Lauro durante una crociera nel Mediterraneo. Durante il sequestro, un passeggero americano fu ucciso e gli altri passeggeri e l'equipaggio furono tenuti in ostaggio per diverse ore. La situazione si risolse solo grazie all'intervento delle forze speciali italiane. Questo episodio rappresenta un esempio di come la minaccia del terrorismo possa mettere in pericolo la vita di persone innocenti. Questa vicenda ha portato l'attenzione del mondo intero sul problema del terrorismo internazionale e ha spinto i governi a prendere misure più rigorose per prevenire tali attacchi. Nonostante la nave abbia continuato a navigare per molti anni, la sua reputazione era ormai danneggiata. Nel 1994 fu venduta e rinominata MSC Premier Cruise, ma non riuscì mai a scrollarsi di dosso la sua storia tragica, finendo per essere demolita nel 2008. Oggi, la storia dell'Achille Lauro ci ricorda l'importanza della sicurezza globale e di come sia necessario lavorare insieme per mantenere la pace. Ma ciò che non dimenticheremo mai sono i cuori e le vite delle persone coinvolte in quel giorno drammatico.